benedizione di Dio onnipotente, con l'intercessione di San Marino, protegge sempre gli istituti di Gerusalemme. Don Antonio, la città di Avellino si sta preparando per la processione di Santa Rita, stiamo già vedendo da diversi giorni grande partecipazione dei fedeli per questa festa. Io sono rimasto meravigliato di questa partecipazione numerosa, chiaramente tutta la città che in questa rappresentanza vuole sentirsi unita per godere un po' la protezione di Santa Rita, anche per imitare quelle che sono state i suoi meriti, le sue virtù. Il perdono, l'amore alla Chiesa, la sua vita eroica, e quindi certamente nelle nostre famiglie abbiamo bisogno del suo esempio, proprio in questo contesto in cui tante tragedie sono vicine a noi, quindi è un segno di speranza la celebrazione di Santa Rita, e questo è l'augurio che faccio un po' a tutta la città di Avellino, che Santa Rita sia veramente un punto luminoso, un punto di luce tra tanti guai che accompagnano il nostro cammino. E ha benedetto tra l'altro tante famiglie che questa mattina hanno partecipato alla messa nella chiesa di San Francesco Xavier. Mi ha emozionato questo fatto, è la prima volta che lo faccio, quindi sui genitori che sentono il bisogno di mettere i loro figli tra le braccia di Santa Rita, è una cosa bella, quindi li tengono tra le loro braccia e vogliono queste braccia amorose di Santa Rita per la loro crescita umana e cristiana. E prima parlava dei guai, dei problemi di ogni giorno, e credo che proprio la devozione degli avellinesi per la Santa dei Casi Impossibili è legata anche alla richiesta di sollevare anche l'animo rispetto a tante problematiche che si affrontano ogni giorno. Questa festa capita proprio il giorno dell'ascensione di Gesù, e quindi abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù non ci lascia soli, ma addirittura dice e ci rassicura tutti: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E ho la speranza che tutti noi come cristiani dobbiamo mantenere viva tutti i giorni, in tutti i momenti e in tutte le realtà del vivere.